Ha citato Hitler e anche la Bibbia nella sua confessione. Marco Abraham, l'assassino reo confesso, che ha trasformato l'oasi naturale di Lukovec, il paesino di 15 case sul Carso sloveno, nel teatro di uno dei più atroci delitti che la Slovenia ricordi. In quella casa, che dista solo 15 km da Trieste, ha ucciso il fratello e la nonna. Li ha decapitati e ne ha bruciato le teste, mettendole nella caldaia dell'impianto di riscaldamento. Il 35enne ha ammazzato il fratello Mario, di 31, e la nonna Mari, di 80. I due fratelli vivevano lì da tempo con la nonna, proprietaria di diverse abitazioni nel villaggio collinare, e proprio attorno alla suddivisione dei beni di famiglia pare fossero improntate le frequenti liti che pure molti vicini avevano sentito, praticamente assistendovi, visto che a Lukovec tutto il paese è sostanzialmente una famiglia allargata. Nulla però avrebbe potuto far presagire il raptus omicida di Marco, che nella notte fra domenica e lunedì ha preso un martello uccidendo i due parenti nel sonno. Poi si è coricato, la mattina seguente ha fatto colazione come se nulla fosse successo, poi ha preso un coltello, un'accetta e una sega, ha decapitato i cadaveri, ha messo le teste nella caldaia, di una di esse è rimasto solo il cranio. Poi ha telefonato alla polizia, che sperava di trovarsi di fronte alla segnalazione di un folle, e invece ha dovuto constatare tutta la cruda verità. Abraham, che rischia 15 anni di carcere, ha citato passi dei discorsi del Führer durante le 6 ore di interrogatorio, poi si è rifatto la Bibbia, sostenendo che una forza superiore lo avrebbe costretto a uccidere. Il tutto in un racconto sconclusionato e a quanto pare senza senso, riferendo anche parole incomprensibili o assurde. Prima di parlare però di un gesto di follia, bisognerà attendere l'accurata perizia psichiatrica sul presunto omicida, disposta dalla Criminal Pol di Capodistria.